Islam, Siodmak, c'erano anche altri fermenti che poi avrebbero fiorito negli anni 60. Quindi questa retrospettiva, se avete occasioni, mostrerà anche tutta una serie di cortometraggi, film d'animazione, documentari, sperimentali, insomma è un universo molto ricco che vi invitiamo a scoprire. This year's retrospective is dedicated to a lesser known side of German cinema. It was a cinema that was completely forgotten, and a major research project has uncovered a very rich cinematic reality. A series of short films is also part of the retrospective, and it shows how experimental it was at the end of the 50s. This is only the first step of this project, which is going to be also in Italy, in America and in Germany. E a questo riguardo mi preme anche ringraziare soprattutto il Museo di Francoforte, senza il quale questa retrospettiva non sarebbe stata possibile. Sarà una delle tappe del viaggio in Germania ed è anche il Museo di Francoforte a cui dobbiamo il libro che accompagna la retrospettiva. Questa sera abbiamo con noi un ospite che ci permetterà di raccontarla in prima persona, un ospite molto gradito. Proprio pensando a quegli anni, ma non solo, ci è venuto quasi istantaneo guardare a uno dei grandi narratori, uno dei corpi su cui questi racconti si sono proiettati. La volontà di omaggiare questo grande attore viene anche dal fatto che lui, forse un po' come Locarno, è un ponte tra il nord e il sud, è un ponte tra la cultura di lingua italiana e quella di lingua tedesca. E poi, non ultimo, è un grande attore che ha lavorato tanto in Germania ma che è nato in Svizzera. Tonight's guest is very welcome. We are very glad to welcome here. And tonight's guest is a link, we can say, between Italian culture and German cinema. It's also able to perform a lot with his body, and this allows him to be beyond every single country. Let's let the images speak for themselves. Jetzt nicht später, jetzt möchte ich schlafen. Schlafen? Essen!